Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi sono qui per farvi vedere il vigneto, diciamo, a luglio, diciamo come sta procedendo, che tipo di trattamenti sono stati fatti e soprattutto le difficoltà che ci sono state finora. Allora, vi faccio vedere i grappoli sono questi, vedete, cioè non sono proprio del tutti bellissimi, però insomma vedete c'è qualche parte secca, vedete qui, che bisognerebbe togliere. Però cosa volevo dirvi? Vi voglio dire che praticamente questo è il vigneto vecchio, questo è il vigneto, il pezzo nuovo, guardate, sta procedendo abbastanza bene, guardate, possiamo dire che sta procedendo abbastanza bene, vedete? E vi faccio vedere un pochettino in generale, adesso camminando vi faccio vedere un pochettino, è stata fatta la stralciatura, quindi la potatura verde. Guardate qui che grappoli che ci sono. Non sono proprio male male, diciamo, ecco, sono abbastanza belli, possiamo dire. Ovviamente qualche grappolo ce n'è di brutto, perché con tutta la pioggia che ha fatto c'è qualcosa anche di brutto, tipo questo. Vedete, è un po' bruttino, però diciamo che comunque non ci possiamo lamentare. Guardiamo qua dentro, qua. Ok, vedete? Non ci possiamo lamentare, vedete? Ce ne sono di belli qua. Ecco, quello che voglio dirvi io è che guardate questa qui, nuova. Primo anno di produzione, guardate quanto ne ha fatta di uva, guardate qua quante uva che ha fatto, guardate, ne ha fatta abbastanza, quindi insomma non ci possiamo sempre lamentare, dobbiamo ammettere e dire che la pioggia che ha fatto è stata tantissima precipitazione, caldo, freddo, e quindi è stata una stagione ingestibile. Qui vedete che grappoli che ci sono, ecco, c'è anche, vedete i grappoli che ci sono qui, ci sono di grappoli anche abbastanza belli, ecco, non mi posso sempre lamentare, vedete anche questi sono abbastanza belli, bisogna cercare di continuare e a insistere, guardate qua quanti ce ne sono, poi un carico così elevato anche può anche creare diciamo delle problematiche a livello comunque di stress alla pianta, ecco, e possiamo dire che adesso così a spanne possiamo dire semplicemente che guardate quanti ce ne sono qua di grappoli, a spanne possiamo dire che siamo soddisfatti, diciamo, abbastanza, anche se comunque diciamo che non è ancora finita, può ancora succedere tutto, vedete qua, qualcosa si sta, ma c'è qualcosa di brutto, c'è, vedete, ci sono questi acini qua brutti che hanno preso un po' la malattia, però generalmente noi cosa dobbiamo cercare di fare adesso? Dobbiamo cercare di bloccare la malattia, quindi fare dei trattamenti, diciamo, mirati nel punto giusto e nel momento giusto. I trattamenti che sono stati fatti da aprile fino a adesso sono stati fatti, diciamo, tantissimi trattamenti e sono stati fatti sempre con rame e zolfo, principalmente rame, quindi rame tanto rame e zolfo un pochettino meno, perché essendo che piove tanto il zolfo serve poco. Adesso che è da un po' di tempo che non piove abbiamo aumentato un po' lo zolfo, facciamo circa 100 litri di acqua per trattare tutto questo vigneto che ho qui io, che sono 1, 2, 3, 4 filari. 4 filari lunghi più di 100 metri, ecco, quindi quello che vado a fare io è andare a fare 100, a volte faccio 105 litri, a volte ne faccio 100, però diciamo che adesso che abbiamo fatto la potatura verde, abbiamo tolto tanti, tanti tralci, quindi in potatura verde, diciamo che adesso andiamo a fare 100 litri, ci bastano proprio, proprio ottimi, ecco, quindi praticamente cosa facciamo? Andiamo a usare un verde rame che è ossicloruro di rame, per capirci. Ossicloruro di rame a livello di una percentuale di ossicloruro di rame che è quello in polvere, abbiamo usato, che praticamente è un 49% di ossicloruro di rame, quindi va bene, diciamo. Poi in aggiunta mettiamo il zolfo in polvere bagnabile, che è quello lì, è un 80% di zolfo, e mettiamo 400 di verde rame e 400 di zolfo. Se andiamo a usare uno zolfo, diciamo tipo un 40 o un 30, mettiamo mezzo chilo su 100 litri di acqua, perché più è bassa la gradazione di rame, più dobbiamo mettere prodotto. Ecco, quindi questo è un po' il tutto. Poi altra cosa da dirsi: qui vedete sempre belli i grappoli, ci sono abbastanza i grappoli, sono abbastanza belli. Altra cosa da dirsi è presenza di pronospora. Presenza di pronospora è stata abbastanza elevata, ma quello che posso suggerirvi io di dirvi è che i trattamenti vanno fatti, diciamo, non prima delle piogge, ma dopo le piogge, secondo il mio punto di vista. Perché questo? Perché facendole dopo le piogge, il fungo che inizia a svilupparsi, noi andiamo a
a bloccarlo, quindi praticamente la peronospora c'è, però la blocchiamo, quindi non ha tempo di intervenire, non ha tempo di svilupparsi, ecco, questo è quanto. Qui vedete ci sono dei bellissimi grappoli, guardate, dei bellissimi grappoli. La pianta qui la vedete un po' defogliata perché c'è stato un attacco di Pupilla japonica, e anche questo è un altro argomento. Quindi la Pupilla japonica ha fatto danni, diciamo che ha fatto dei danni contenuti per adesso. Posso dire che i danni che ha fatto la Pupilla japonica sono dei danni abbastanza contenuti. E che danni ha fatto la Pupilla japonica? È andata a mangiare le foglie. Allora, cosa abbiamo fatto? Di primo impatto abbiamo fatto una potatura verde forte. Abbiamo fatto la potatura verde così la Pupilla japonica trovava poco da mangiare. E poi abbiamo fatto un trattamento sempre con prodotti a prodotto chimico, purtroppo, perché voi venitemi a dire di mettere le trappole, ma se le trappole costano 40 euro, diciamo, e un vigneto così grande devo mettere 3-4 trappole, capite bene che col prodotto chimico purtroppo un trattamento solo del prodotto chimico mi ha eliminato tutto il problema. Poi è un prodotto tipo deltametrina che non fa residuo, perché lo spruzzate, colpite l'insetto, muore e basta, ecco. Poi dopo un paio di giorni va via il prodotto, quindi ecco, purtroppo la Pupilla japonica fa dei grossi danni, ma bisogna cercare di usare e dei prodotti, diciamo, meno invasivi. Poi anche il costo comunque dei prodotti, le trappole costano tanto, il prodotto diciamo che costa quasi come una trappola, e quindi con una passata di prodotti l'ho messo insieme col verderame. Quando facevo il verderame e lo zolfo mettevo dentro anche questo prodotto qui a base di deltametrina, una passata ho fatto e ciao ciao. E diciamo che la Pupilla japonica è sparita tutta al 90%, 99% è sparita. Se ne vede una o due ogni tanto, ma proprio una roba inutile, ecco. Quindi questo vi ho detto. Poi voi se volete usare altri prodotti in biologico come il laser, ma vi costano un occhio della testa e non vale neanche tanto la pena, ecco. Vi faccio vedere sempre i grappoli. Poi, parlando dei trattamenti preventivi contro la peronospora, possiamo parlare di tipo Zoram, che praticamente sarebbe rame e ossicloro di rame e zolfo già preparati, già liquidi. Quello l'abbiamo usato nel primo periodo dei trattamenti, quindi proprio a inizio stagione, quindi quando era aprile, così maggio, abbiamo usato quel prodotto da liquido, e che quindi va messo circa un 70 ml di prodotto, circa 70 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. E quindi fate quello che fate, lo comprate, tanti saluti, ecco. E poi siamo passati con quello in polvere, perché con quello in polvere si usa meno prodotto, si fa più strada, perché essendo concentrato si fa più strada, ecco. E quindi così, ecco. Ma quello che vi consiglio io è usare un prodotto rame, usare ossicloro di rame, perché è molto molto buono ossicloro di rame e agisce subito alla peronospora. Quindi quando vedete queste macchie qua di peronospora, vi faccio vedere ora, vedete queste macchie qua che voi dite ma cosa può essere? È peronospora, però quando le vedete così, vedete che sta iniziando a seccarsi, che gli abbiamo dato, vedete, gli abbiamo dato il trattamento, diciamo, iniziano a seccarsi, quindi non hanno più la forza di andare avanti e quindi rimangono bloccate. Ecco, invece il verderame fa questo effetto, quindi ossicloro di rame o Poltiglia Bordolese, che sia ovviamente una percentuale di un prodotto che comprate tipo un sacchetto da 1 chilo, ha diciamo generalmente parte dai 30% fino ad arrivare al 50%. Se voi prendete il 50% ne usate 40 grammi ogni 10 litri di acqua e siete a posto, ecco. E basta. Poi invece lo zolfo fa un effetto, diciamo, contro l'oïdio, l'oïdio che può presentarsi anche sulla zucchina, per dirvi. L'oïdio diciamo che attacca più il grappolo, quindi quando inizia a fare questo periodo qua che fa caldo forte e poca pioggia o quasi niente pioggia, diciamo che possiamo diminuire un po' la dose del rame. Verde rame possiamo mettere nel posto che 40 grammi su 10 litri, possiamo metterne 30. E quindi abbassiamo un pochettino la dose e aumentiamo magari un pochettino. Se dobbiamo fare sempre 40 grammi su 10 litri di zolfo, ne possiamo mettere 40, 42, 43, e così andiamo a mettere quello un po' in più che ci aiuta, ecco. E poi bagnare molto bene i nostri grappoli, diciamo che così cerchiamo di eliminare, vedete, muffe o altre cose che ci possono essere, perché i grappoli sono belli per adesso. E nonostante qualche grappolo brutto o qualche segno magari brutto che c'è qualche grappolo, ma se noi andiamo a intaccare subito la malattia, possiamo dire così, il fungo, diciamo che comunque, vedete,
possiamo sicuramente andare a possiamo andare sicuramente a prevenire, cioè a prevenire, a curare un pochettino quello che è, ecco, vedete, i grappoli non sono brutti, vedete, sono belli, adesso resta soltanto di stare dietro con i trattamenti. Ogni 10 giorni cerchiamo di fare i trattamenti per andare a prevenire e soprattutto andare a curare quello che c'è già di malattia, ecco, per dirvi. Non siamo tanto esperti perché comunque ogni anno la stagione cambia, la stagione è sempre, diciamo, comunque pronta a darci, diciamo, delle nuove problematiche. Guardate qua. Questo qui è un grappolo ammalato, ve lo faccio vedere subito. Vedete, si è seccato questo, purtroppo succede anche questo, quindi bisogna che interveniamo. Ovviamente si possono tagliare quelli brutti di grappoli e poi basta, ecco. Ora mi sono dilungato anche troppo con questo video qui e vi volevo dire che ovviamente sul vigneto facciamo questi trattamenti qui, ovviamente cerchiamo di tenere controllata le temperature quando facciamo i trattamenti, se la temperatura è troppo alta non facciamo i trattamenti, se dovesse fare 2 giorni di pioggia, appena finita questa pioggia qui, diciamo, interveniamo col trattamento subito, immediatamente. Vi faccio vedere anche questo grappolo qui, guardate, del vigneto nuovo, che è il primo anno che produce, diciamo, di questo filare qui che produce. Ovviamente questo filare qui è stato colpito di più dalla peronospora, perché essendo più giovani le piante, diciamo, sono più soggette a essere attaccate. Ovviamente i trattamenti sono stati fatti abbondanti, qui è stato trattato molto, è stato cercato di fare un trattamento, diciamo, più forte qui su questo vigneto qua nuovo, però su questo filare nuovo, però purtroppo non si può pretendere di fare, diciamo, tutto. Vedete, qualche risultato c'è per la stagione comandata, che ha fatto più di 700 mm di pioggia, e tante altre cose. Vedete, i risultati ci sono. Ovviamente qualcosa va anche male, però tutto sommato, diciamo, vedete, tutto sommato, diciamo, non ci possiamo lamentare. Adesso ci resta solamente che continuare con i nostri trattamenti, verderame, quindi rame e zolfo insieme, ovviamente. Adesso che inizia il caldo aumentiamo la dose di zolfo e niente, ecco, continuiamo con i trattamenti. I grappoli ci sono abbastanza belli. Se la stagione comunque adesso ci risparmia le piogge e va avanti a fare caldo e magari piove poco e niente, diciamo che riusciamo a salvare il prodotto e magari avere un buon raccolto, diciamo, con anche e soprattutto qualità. Ecco, niente, da Paolo Fiat, ciao a tutti amici.